La storia che vi racconterò oggi è di una persona che dice di essere seguita da una presenza molto particolare, un uomo rosso. Non ha idea di cosa voglia da lui e non sa come comportarsi. Cominciamo dall'inizio. Vi leggerò la sua esperienza. Quando avevo 6 anni circa è successo qualcosa di strano. Ero con 2 miei amici, seduto nella mia stanza. Stavamo giocando e parlando e ad un certo punto diedi un'occhiata fuori dalla finestra, sul giardino di mia nonna. C'era un uomo che stava camminando sul prato. Non era così strano dal momento che era anche una scorciatoia per il parco, ma la cosa che più mi inquietò fu proprio quel tizio. Aveva un vestito rosso e un cappello a cilindro sulla testa, di quelli antichi. I suoi capelli erano lunghi e rossi e non avevano un colore naturale, era proprio un rosso acceso. La temperatura era elevata fuori, era molto strano che un tizio si vestisse in quel modo. Notai poi che il tizio si era messo a fissarmi, lì urlai. I suoi occhi erano rossi. Mio nonno venne a controllare, ma il tizio era scomparso misteriosamente. Né io né i miei amici parlammo di questo evento con qualcuno, ma alcuni di loro mi dissero che avevano continuato a vedere quell'uomo alcune volte. Diversi anni fa, tuttavia, loro smisero di vederlo. Io no. Lo vedo continuamente da quel momento. Ora ho 20 anni e continuo a vederlo. Mi inquieta, anche se non si avvicina più di tanto a me. C'è stata una notte molto particolare. Stavo parlando con i miei amici su Skype e poi ebbi una sorta di blackout. Non ricordavo nulla di cosa era successo in seguito. Mi sono svegliato con dei graffi sul corpo, ovunque, tranne che in volto. La mia amica Laura, che era su Skype con me quella notte, mi ha detto: «Mi hai mandato la tua esperienza perché ti volevo consigliare di pubblicarla». La stavo rileggendo quando ad un certo punto i miei occhi hanno cominciato a farmi male, così ho smesso di leggerla. Dopo mezzanotte circa hai detto che sentivi qualcosa di strano nella tua stanza, uno strano suono tipo quello di una ventola. Anche l'altro nostro amico ha sentito la stessa cosa e lui ti ha consigliato di andare a dormire per capire se l'uomo rosso volesse dirti qualcosa in sogno. Ti sei chiesto se ci fosse qualcosa di particolare con il 7 giugno 2013. Abbiamo fatto una ricerca e abbiamo scoperto che era il giorno successivo alla luna nuova, il primo giorno di una ricorrenza celtica che prevede che gli spiriti siano più forti. Hai detto che l'uomo rosso è entrato nella tua stanza e che è andato nell'angolo a fissarti. Il nostro amico ha cominciato ad avere spasmi muscolari ed entrambi abbiamo capito che eri in pericolo. Hai giocato a solitario e ogni volta il tuo punteggio era sempre 666. Ci siamo chiesti per quale motivo l'uomo rosso si stesse mostrando durante una nostra chiamata, ma tu hai detto che non era rilevante. Abbiamo quindi fatto delle ricerche e abbiamo trovato delle relazioni con la pietra filosofale e l'uomo rosso. Tu hai detto che probabilmente l'uomo rosso era uno dei 4 cavalieri dell'Apocalisse e poi hai detto che volevi andare a dormire. Erano 3 di notte. Questo è ciò che mi ha detto Laura, ma io non so realmente chi sia o cosa voglia da me questo individuo. Sono spaventato. Bene, questa è l'esperienza di quel ragazzo. Vera, non vera, non possiamo saperlo purtroppo, ma se è vera, è veramente inquietante. Chi è quest'uomo rosso? Perché lo perseguita? Perché lo ha graffiato? Probabilmente non lo sapremo mai.